progetto di cui veramente si va orgogliosi perché si è unito più situazioni. Si chiama Dog Bottle, è la bottiglia per i nostri amici a quattro zampe. Sappiamo che dovete sempre, quando uscite con i vostri amici a quattro zampe, dotarvi di sacchetti, ma purtroppo a volte uno può finirli andando a giro. Ebbene, sul territorio del comune verranno messe queste bottiglie. Queste bottiglie che sono partite da un'idea del sottoscritto, sì, ma ha unito i bimbi delle scuole elementari che hanno raccolto le bottigliette. Le abbiamo trasformate in dei dispenser pratici per poter ricaricabili con dei sacchetti. Sono stati acquistati i sacchetti dalla Proloco e abbiamo fatto un progetto comune, Proloco e REA. Voglio ringraziare REA, l'ufficio comunicazioni, tutte le ragazze che lavorano in quell'ufficio perché sono state fantastiche. Voglio ringraziare anche Tommaso perché ha fatto il disegnino del canino del nostro amico a quattro zampe e i ragazzi di paese che si sono anche loro uniti per fare l'installazione in vari posti e in vari punti del comune. Saranno poi riempite con nuove dotazioni di sacchetti quando saranno appunto finiti. Invitiamo appunto tutti i cittadini che vanno a giro a spasso con i loro amici a quattro zampe di segnalarci quando finiscano i sacchetti e saranno prontamente riempite e rifornite con nuovi sacchetti. Quindi ringrazio Proloco Guardistallo, ringrazio REA per questo magnifico progetto, i bambini delle scuole elementari per averci dato una mano a recuperare le bottigliette e poi tutti coloro che hanno collaborato. I ragazzi di paese, i giovani che hanno abbracciato questo progetto per il decoro urbano. So che è più comodo, magari qualcuno manda a giro il cane da solo. In questo momento che si mira tanto alla salute, prendetevi una mezz'ora di tempo e portate a spasso il vostro cane. Così ve li vigilerete e potrete raccogliere le sue deiezioni e non ci saranno regalini a giro per il paese. Va bene, noi ce la mettiamo tutta con le nostre idee, con la nostra voglia di tenere pulito il paese. Anche voi dateci una mano. Grazie a tutti, buona giornata, ci vediamo alla prossima.